Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi ci troviamo nella mia makeup station perché voglio mostrarvi tutte le mie palette. Questo video sarà in collaborazione con Angela Bonfrate, una ragazza che io seguo sia qua su YouTube che su Instagram. Lascerò il link del canale e del video di Angela giù nell'info box, andatela a vedere perché è una ragazza molto carina e simpatica. Le prime palette della mia collezione che vi mostro sono le più recenti che ho acquistato da Sephora lo scorso mese di settembre. Le avrete riconosciute, sono la Smoked e la Eye Candy della Sleek. Partendo dalla Eye Candy, è una palette secondo me piuttosto versatile in quanto oltre a colori tipicamente estivi ci sono comunque anche colori più scuri come il nero e il viola che la rendono portabile anche nei mesi a venire, per cui mi piace molto. Tra l'altro anche la qualità degli ombretti è molto valida in quanto non sono assolutamente polverosi e si sfumano molto bene. Questa invece è la Smoked della Urban Decay. Quest'anno me la sono regalata per il mio compleanno. All'interno troviamo 10 cialde, una più bella dell'altra, in quanto gli ombretti della Urban Decay sono di qualità indiscussa, tutte dedicate agli smoky. Le cialde di questa palette mi piacciono tutte, in particolare vi mostro Rockstar, che è questo viola molto particolare, che è veramente uno dei miei colori preferiti. Adesso vi mostro altre due palette delle quali ho già parlato in video precedenti, e sono la Smoky Chic della Collistar e la Pup Art della Puppa. Per quanto riguarda la Smoky Chic di Collistar, posso da queste tre cialde, che sono rispettivamente, partendo dall'alto, un color dorato, un testa di moro e questo terra di siena o terra bruciata che dir si voglia. In particolare di questa palette il colore che preferisco è proprio questo color terra bruciata, molto bello. Questa invece è la Pup Art di Puppa. La review di questa palette è stata il primo video che ho pubblicato qua su YouTube, per cui ci sono un po' affezionata anche per quello. Io posseggo la colorazione 003, che come vedete è quella sui toni del rosa. In particolare di questa palette il colore che preferisco è questo viola qui, vedete che vi swatcho di nuovo al volo, un viola molto scuro, molto bello, ma non sono male neanche i due rosa, che sono poi il tema centrale della palette, e vi swatcho al volo anche quelli, per cui vedete che questi qua sono i tre colori che preferisco di questa palette. Adesso vi mostro questa piccola palette della Essence che è la Vampire's Love. La Vampire's Love è dedicata a Twilight Saga ed è composta da queste sei cialdine molto belle. Con questa palette ho anche realizzato un make-up tutorial, in particolare utilizzando la cialdina rosa e la cialdina viola. Vi sono poi questa coppia azzurro-blu di nuovo molto bella e infine questo nero glitterato molto particolare e questo verde indefinito che come vedete una volta swatchato risulta più scuro rispetto alla cialda, un colore molto particolare. Non ricordo il prezzo della palette in quanto come ho detto l'ho acquistata già parecchio tempo fa, però sicuramente è un prezzo basso perché la Essence comunque funziona così. Devo dire che rispetto appunto al prezzo sicuramente modico è una palette di qualità in quanto i colori sono molto scriventi, lo potete vedere già dallo swatch, e comunque si sfumano bene e con un buon primer prima di applicarli comunque durano bene anche tutto il giorno, per cui sicuramente un prodotto valido che è una delle mie palette preferite. Adesso è il turno delle due palette Kiko che posseggo. Questa la conoscerete già in quanto l'ho già mostrata quest'estate sia quando l'ho acquistata che durante un make up del giorno. All'interno troviamo queste sei cialde di colori estremamente estivi, utilizzabili sia da asciutte che da bagnate. Vi consiglio l'utilizzo bagnato se possedete la palette in quanto da asciutte scrivono veramente molto poco. A mio parere questi ombretti non sono di una qualità elevata. In particolare mi sono piaciuti molto questo color oro e questo verde, mentre questa parte qua della palette non l'ho praticamente mai utilizzata. C'era anche questa cialda bianca che purtroppo, come vedete, non esiste più, in quanto purtroppo la palette mi è caduta accidentalmente, quindi si è rotta proprio la cialda che secondo me era una delle più belle, perché era un bianco estremamente glitterato che utilizzavo molto bene come illuminante, ma purtroppo è andata così. Ho fatto un pasticcio.
Quest'altra palette della Kiko è invece un arrivo estremamente recente nella mia collezione, in quanto mi è stata regalata la scorsa settimana per il mio compleanno dalla mia amica Enza. Per quanto riguarda questa palette, è la Color Impact Eyeshadow Palette nella colorazione 04 Rain Smoky Shades. All'interno di questa palette troviamo queste sei cialde molto belle, una più bella dell'altra veramente, di qualità estremamente elevata rispetto alla palette Kiko che vi ho mostrato precedentemente. Questi colori mi piacciono tutti praticamente. Ho già utilizzato questo verde che vi swatcho, con il quale ho realizzato uno smoky verde meraviglioso. Il trucco che sto portando oggi, che come vedete è molto semplice, l'ho realizzato con queste due cialde qua rispettivamente, questo colore neutro glitterato e questo marrone molto bello. E quindi questi colori qua li ho già provati, sono estremamente cremosi, quindi non polverosi, si sfumano che è un piacere e sono anche glitterati come piace a me. Ci sono poi gli altri colori che, come ho già detto, devo ancora utilizzare, ma mi piacciono molto, in quanto sono questo blu molto intenso, come vedete, questo lilà che a me di nuovo piace molto, e infine questo grigio nero, anche lui molto intenso, che come vedete è estremamente scrivente, per cui magari in futuro o in qualche make-up tutorial o in qualche make-up del giorno sicuramente vi mostrerò questa palettina all'opera. Queste quattro palette che vedete in mano sono gli arcobaleni della Nevi Cosmetics. Gli arcobaleni sono quattro palette composte ciascuna da 10 cialde, tutte quante di qualità elevata, non solo dal punto di vista della composizione vegan e cruelty free, ma anche dal punto di vista della texture. Gli arcobaleni si distinguono l'uno dall'altro, come vedete, per il colore del logo sulla confezione. Sul retro di ciascun arcobaleno vedete indicato, vabbè, la scritta degli arcobaleni, il nome della palette e poi i nomi delle 10 cialde, tutti quanti molto suggestivi. Questa prima che ho in mano è la Intensissimi. Come vedete sono 10 cialde di colori estremamente intensi, proprio come dice il nome della palette. La cialda che preferisco è questa qui, che è Acquario. Come vedete un bel verde smeraldo veramente intensissimo. La prossima palette della serie che vi mostro è la Chiarissimi. La Chiarissimi si compone di queste 10 cialde, appunto, tutte estremamente chiare, adatte alla primavera, secondo me. Di questa palette io amo molto due cialde. Una è questa qui, che è Bouquet. E l'altra è Unicorno, che è questa. Come vedete, molto bella ed effetto. Utilizzo spesso questi due colori insieme applicando Bouquet sulla palpebra mobile nella piega e Unicorno come illuminante, ottenendo un make up semplice ma d'effetto. Questa invece è la Scurissimi, come vedete 10 cialde scure dedicate appunto allo smoky di vari colori. Questa palette il colore secondo me più particolare e più bello è questo qua, che è Fiori d'ombra. Come vedete un colore piuttosto indefinito, tendente al viola, molto bello. Infine, l'ultimo arcobaleno, che è anche il mio preferito, è la Elegantissimi. La Elegantissimi, secondo me, è quella che conviene più di tutte acquistare, perché è veramente un passepartout. Come vedete, è dedicata praticamente ai trucchi nude, ma non solo, in quanto ci sono anche tonalità scure con le quali realizzare gli smoky. In particolare di questa palette, al di là dei colori dedicati appunto al nude, che sono comunque molto sobri ed eleganti, come dice il nome della palette stesso, e essenzialmente colori opachi, vi voglio segnalare due cialde che anche loro sono tra le più famose della Nevi Cosmetics. Una è la seconda in alto a partire dalla mia destra, che è Etoile. Come vedete Etoile è praticamente l'illuminante perfetto. L'altro colore che vi voglio segnalare è poi Black Sheep, che è il nero della palette. Un nero, come vedete, estremamente opaco e un po' difficile da maneggiare, che secondo me dà il meglio utilizzato come eyeliner. Sia da asciutto che bagnato, infatti, questo colore è molto bello utilizzato così. Infine, ultime per ordine, come ho già detto, ma non certo per importanza, ci sono le Naked della Urban Decay. Le Naked, partiamo dalla Naked 1, sono entrambe composte da 12 cialde dedicate ai trucchi nude, trucchi che io amo molto. Allora, questa è la Naked 1, che sicuramente conoscerete già perché è famosissima. Secondo me definire la Naked una palette per trucchi nude è riduttivo, in quanto in effetti con queste prime 5 tonalità che vi sto inquadrando si realizzano trucchi nude molto belli. In particolare vi voglio segnalare l'illuminante Virgin,
che è di nuovo uno degli illuminanti più belli esistenti nel mondo del make-up, e poi colori neutri come Naked oppure Buck, che come vedete si prestano proprio per il trucco nude. Vi confesserò che io, per quanto riguarda queste cialde dedicate al nude, mi trovo bene, ma non eccezionalmente, in quanto sono un po' troppo scure e opache rispetto al mio incarnato già chiaro e neutro, per cui quando realizzo il nude in questo modo utilizzando queste cialde il risultato abbatte un pochino i miei lineamenti, e da questo punto di vista mi trovo meglio con la Naked 2 che vi presenterò in seguito. Un uso migliore su di me che faccio della Naked è utilizzando le cialde centrali, con le quali posso realizzare una rilettura in versione glamour del nude, per cui magari per un'uscita serale o un'occasione. Ma le cialde che io preferisco della Naked sono queste tre qua praticamente, che sono Hustle, Creep e Gunmetal. In particolare Gunmetal è il colore che preferisco. Come vedete è un colore indefinito tra il grigio e il blu, con il quale si realizzano degli smokey meravigliosi. Ovviamente io non l'ho detto, ma credo sia sottinteso, tutte le cialde della Naked sono di qualità eccezionale, in quanto sono colori scriventissimi, sfumabilissimi, tenendo conto anche del prezzo che costa, insomma sicuramente vale tutti i soldi che costa. Infine vi parlo di quella che forse è la mia palette preferita di tutta la mia collezione, ed è la Naked 2. La Naked 2, come vedete, ha un packaging migliorato rispetto alla 1, in quanto è più robusto sia dal punto di vista della sporcizia che degli urti. Allora, come ho detto già prima, le 12 cialde sono più chiare e neutre, o meglio a base fredda rispetto a quelle della Naked 1, per cui con le cialde di questo lato qui posso realizzare dei nude che, come ho già detto, si intonano meglio al mio incarnato. In particolare mi piace molto Foxy, che è un colore neutro che può fare da base perfetta per qualsiasi trucco. Poi c'è Booty Call, che è l'illuminante, molto simile a Virgin, ma praticamente solo con un nome differente. E poi c'è Tease, che è questo colore neutro che di nuovo può essere applicato nella piega, quindi come vedete già con questi tre colori si può realizzare un nude perfetto. Per quanto riguarda le colorazioni centrali, vi segnalerò soprattutto queste due qua, rispettivamente Pistol e Verve, che sono due tonalità sul grigio che mancavano nella Naked 1. Da swatchare al volo, prima Verve, che come vedete è un color grigio argento, e Pistol, che è un grigio più scuro, e l'abbinamento di questi due colori è una delle mie combinazioni preferite. Per quanto riguarda le tonalità scure della Naked 2, ne troviamo praticamente solo due, che sono rispettivamente Busted e Blackout. Benissimo ragazze, questa era la mia collezione di palette. Vi ricordo ancora di andare a vedere anche il video di Angela, che andrò a vedere anch'io perché sono molto curiosa di vedere la sua collezione di palette. Io vi ringrazio per avermi seguita, fatemi sapere cosa ne pensate e se anche voi possedete o meno queste palette. Vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ragazze, ci siete ancora? Perché voglio darvi un piccolo aggiornamento sulla mia collezione di palette avvenuto nel frattempo. E dopo aver registrato la parte precedente del video, sono infatti andata da Sephora e ho acquistato questa palette qua, della Too Faced, la Romantic Eye. La palette si compone così, come vedete, tonalità veramente romantiche, quindi piuttosto chiare, ma anche toni più scuri, come ad esempio questo bel viola, oppure questo grigio qua in alto. Mi sembrano molto scriventi. È già tanto che volevo acquistare questa palette, finalmente l'ho trovata e ci sono riuscita. Per cui ragazze, questo è veramente tutto, basta sorprese e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!